Le fonti instant focus, e allora attenzione perché oggi il nostro approfondimento ci porta a ragionare di materie prime. Ci ragioniamo sempre, per oggi lo facciamo ancora in modo più specifico perché analizzeremo tanti punti che in queste ore stanno un po' allarmando ulteriormente tutti noi, perché le materie prime, insomma, non è una novità, insomma, tengono tutti un po' col fiato sospeso e adesso si sono aggiunti dei dettagli che, insomma, non diciamo che non fanno dormire sonni tranquilli. Molte volte, anche sorridendo, abbiamo parlato del caffè. Intanto saluto Carlo Vallotto, così segue il mio ragionamento e lo fa poi con le sue considerazioni. Ciao Carlo, ben trovato. Grazie Manuela, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Allora, io e Carlo spesso abbiamo detto, anche ridendo, insomma, attenzione, il caffè sale, dopo non potremo più berlo, ma tanto non ci rinuncia nessuno al caffè. Adesso invece potremmo fare la stessa considerazione per il pane, perché in questi giorni c'è questo allarme sul grano, proprio derivante dalla crisi ucraina, in Ucraina, appunto per la guerra. È arrivato questo monito da parte dell'Unione Europea, rischi per il raccolto, bisogna insomma in qualche modo che 25 milioni di tonnellate di grano, ecco, partiamo proprio da questo titolo, benissimo, poi facciamo un recap generale delle altre commodities, lascino l'Ucraina in meno di 3 mesi, perché per il prossimo raccolto sono previste altre 50 milioni di tonnellate di cereali, ma c'è spazio solo per ospitare il 50% di questa quantità. Questo è il monito appunto lanciato dalla commissaria dell'Unione Europea ai trasporti e ai ministri dell'agricoltura che si sono riuniti proprio a Bruxelles. Liberare la capacità di stoccaggio è la priorità immediata in Ucraina, ma anche nell'Unione Europea. Allora, e peraltro, scusami Carlo, poi ti do la parola, partiamo da qui, ripeto, volevo fare prima un ragionamento generale, ma direi che è giusto, visto che è la notizia che sta tenendo banco in questi giorni. Insomma, se si digita la parola grano su internet, esce un mondo senza pace, senza pane, è per quello che ho iniziato parlando del pane, la corsa per salvare il grano ucraino e lo spettro globale dell'insicurezza alimentare, cioè il controllo del cibo, il fatto che si possa aumentare la povertà nel mondo proprio perché no, ci potrebbero essere dei cortocircuiti rispetto a per esempio al grano in questo caso. Allora, quali sono i rischi reali? Parliamo proprio di questo. I rischi reali sono che effettivamente ci sia una difficoltà nell'approvvigionamento alimentare. Partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina che ha bloccato più di 100 tonnellate di grano. Adesso bisogna sbloccarle e ne diciamo prima i punti. Poi c'è la situazione dell'India, anche se non è un vero e proprio esportatore mondiale. Insomma, molti paesi al mondo in questo momento stanno stringendo veramente i cordoni della borsa proprio per non delle esportazioni, ovvero ciò che producono a livello alimentare lo tengono per sé. Non ultimo, la scorsa settimana l'olio di palma da parte dell'Indonesia. Lo zucchero ancora dall'India, insomma, ci sono tante situazioni che, insomma, ecco, diciamo così, usiamo una parola sempliciotta, mi viene da Sì. dire, la situazione non quadra, ecco, i conti non tornano. Lo diciamo un po' per alleggerire questo argomento che è molto pesante, insomma, la scorsa settimana a Davos è stato affrontato, le Nazioni Unite hanno seriamente, insomma, messo un grosso punto di domanda, un alert, su questa situazione che potrebbe, insomma, in qualche modo non finire per il meglio, ecco, diciamo così, vogliamo essere leggeri in questo senso qui. Dall'altra parte è anche vero che, insomma, nel corso di questi ultimi anni abbiamo visto molti, come si può dire, sostituti del grano. Non me ne vogliono gli alimentaristi, quindi potrei dire delle sciocchezze, insomma, però ecco, abbiamo visto dei prodotti a base di soia, insomma, le bistecche, le famose bistecche di soia o altri prodotti. Ciò non significa che purtroppo la mancanza di grano ci sia reale, soprattutto in Europa, anche perché,
anche in America ci sono delle grandi difficoltà a livello climatico, in Argentina. Esatto, perché oltre, scusami Carlo, ma io stessa per capire meglio, cioè i problemi derivano dal fatto che i porti sono bloccati, giusto? E quindi Bravissimo. non si possono liberare praticamente i vari silos, e questo l'appello e il monito che ha lanciato l'Unione Europea. Bisogna prima liberare tutte quelle tonnellate di grano per poi raccoglierne altre, altrimenti si blocca tutto. Ecco, questo è il primo, così lo spieghiamo in modo semplice semplice. Poi, in aggiunta, c'è pure il tema del cambiamento climatico. Esattamente, sì, diciamo che in questo focalizziamoci un attimo velocemente su questi due problemi. Il primo problema è proprio quello delle spedizioni del grano dell'Ucraina, insomma, quinto paese esportatore, quarta la Russia, insomma, quindi capiamo bene, si capisce bene, insomma, che sono, cioè non sono bazzecole. Il problema dell'Ucraina è anche un altro, perché si pensava di trasportarlo non più via navi, i porti sono sotto il controllo russo, sono bloccati, insomma, tutte le situazioni determinate dalla guerra. Via rail, via treno, non si può, per un semplicissimo motivo. Adesso vi spiego, non è che non si possa materialmente, però è molto rallentato, perché l'ampiezza dei binari ucraini è diversa dall'ampiezza dei binari europei. Quindi, arrivati alla frontiera, bisogna che ci siano dei tempi tecnici per scaricare i container. Si calcola grosso modo un container ogni mezz'ora, quindi lentissima, come, cioè, per portare 20 tonnellate, 20.000 tonnellate ci vogliono molti giorni per fare questo switch. Quindi ecco, è un problema nel problema. Certo. Dall'altra parte, fattori climatici, quindi India, America, ci troviamo in situazioni che non si presentavano da anni, quindi in India stessa un calore molto molto forte, anche l'America sembra essere messa sotto pressione insomma, da questo aumento del calore. E mi riaggancio magari per una domanda successiva: il costo del gas che serve per produrre i fertilizzanti ha aumentato ancora di più i costi proprio effettivi, quindi possiamo anche spaziare in tema di inflazione. Quindi vedete come le materie prime veramente sono prime alla base di tutto ciò che, di tutto ciò che di cui possiamo parlare, insomma. No, certo, assolutamente sì. A questo punto, visto che hai nominato il gas, abbiamo anche un titolo sul gas. Poi, se volete, torniamo anche sul grano, insomma, per capire un po'. Però, insomma, viene da sé che bisogna attendere un po' gli esiti, no? Di tutto quanto. Carlo, è impossibile adesso prevedere quello che succederà. Cioè, bisogna sbloccare i porti, liberare i silos e far sì che, diciamo così, la produzione prosegua quanto più vicina alla normalità, mi sembra Sì, non ci di siano intuire. quei famosi colli di bottiglia, ecco, Esatto, di cui ormai sentiamo esatto. parlare da tempo. Esattamente. Gas naturale, è invariata la spinta rialzista, quindi lo confermi? Diciamo che il gas naturale sta correndo un po' troppo. Ecco, sì, la spinta rialzista c'è ancora, senza voler, diciamo, dare dei target, però è chiaro che andando più in là nel tempo, facendo un po' un'analisi dal punto di vista non soltanto fondamentale ma anche tecnico, direi che la zona, ormai siamo molto vicini alla zona dei 9 dollari per milione di unità britanniche. Precedentemente l'abbiamo vista, adesso un attimo, datemi un secondo per ampliare il Sì, grafico. certo. L'abbiamo vista ancora grosso modo nel 2008, nel 2009, quindi ecco 12 anni fa. Quindi ecco, si ritorna a, insomma, un po' lo spauracchio di quelli che erano i prezzi di allora. Dall'altra parte, guardiamo l'Europa, poi ritorniamo velocemente nel gas americano. L'Europa, il TTF europeo, insomma, sembra essere ritornato un po' all'interno, nonostante i prezzi siano comunque 4 volte superiori rispetto allo scorso anno. Adesso sembra che alcuni paesi abbiano iniziato a pagare in rubli, quindi la Russia sia, tra virgolette, diciamo, continui la sua fornitura di gas, insomma, si sia un po' leggermente abbassata la tensione sul gas europeo. Il gas americano invece continua a correre, soprattutto in quest'ultimo periodo anche per motivazioni, o meglio, soprattutto collegato a motivazioni climatiche, caldo più del previsto, quindi utilizzo per la produzione di energie elettriche, quindi di climatizzatori in America, e quindi ecco, grande domanda. In questo momento il gas è totalmente,
passami un po' il termine, avulso dalla realtà, nel senso che normalmente in questo periodo è meno, diciamo, è meno contrattato e più tranquillo, poi le contrattazioni ciclicamente, le contrattazioni stagionali, i movimenti stagionali tendenzialmente partirebbero da giugno, adesso sì. Invece anticipato. I problemi sull'energia, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, avete anche fatto vedere un'immagine sul LGN, il gas naturale liquido, quindi ecco, anche qui ci sarebbe molto da dire. L'America, lo dico molto velocemente in modo da lasciare spazio anche alle altri argomenti, l'America mira, a mio avviso, a diventare uno dei principali esportatori di gas naturale liquido, quindi io credo che l'America stia facendo di tutto per sostituirsi alle forniture russe. Sì. E quindi ecco, naturalmente siamo indietro perché ci vogliono i degassificatori, ci vogliono tutte delle strutture, ci vuole un po' di tempo, insomma, ecco. Però credo che l'America, insomma, ci stia mettendo lo zampino in maniera piuttosto importante, anche perché qui lancio un pochino una mia view. Sì. L'America, diciamo, è diventata nel 2015 uno dei principali produttori di petrolio, 12 milioni di barili al giorno. Però naturalmente il mondo del petrolio, il mercato del petrolio, c'è la Russia, ci sono l'OPEC e quant'altro. Secondo me, siccome il gas naturale è un sottoprodotto del petrolio, l'America dice: se non sono riuscita a sbaragliare la concorrenza nel petrolio, lo faccio tramite il natural gas, e qui secondo me ha strada libera. Quindi ecco, il ragionamento, ci ho pensato in questi giorni, insomma, è un po' di tempo che ci penso, quindi non dico cose azzardate. Ritengo, insomma, che sia, insomma, l'America si stia aprendo, e i prezzi del gas, non soltanto appunto per questo motivo, stanno correndo, quindi direi che siamo sulla buona strada per dare adito a quello che ho appena detto. Ok, e allora, regia, parliamo del petrolio, e naturalmente mi rivolgo anche a te, Carlo, ai nostri amici. Il petrolio non può mancare nei nostri ragionamenti, perché la giornata di oggi si è aperta anche con l'osservazione ulteriore del petrolio, che è ancora in aumento, possiamo anche vederlo dai grafici. Adesso io sono sul WTI, che è in aumento dello 0,41%, siamo a $110.73 al barile, e il Brent in rialzo dello 0,74 a $114.50 al barile, peraltro in rialzo dopo un calo di due giorni. Allora, abbiamo un rapporto del settore che ha mostrato le scorte di benzina negli Stati Uniti in riduzione in vista della stagione estiva. L'Arabia Saudita ha affermato che non c'è più niente che possa fare per domare il mercato. Poi mi dici tu, Carlo, quali di questi spunti possono essere veramente importanti per capire dove andare con il petrolio. Appunto, i futures del WTI sono saliti sopra i $110 al barile dopo aver perso circa il 3% nelle due sessioni precedenti. E poi l'offerta di petrolio, questo è quanto ha detto il ministro degli esteri saudita, in questo momento è relativamente in equilibrio, il regno ha fatto quello che poteva, insomma, petrolio ancora in aumento, quindi questo chiaramente poi si traduce in prezzi finali che vanno ancora in su, Carlo. Sì e no. Sì e no. Io sono degli input che ti do proprio per chiarirci dei punti che sai, no? Ecco, dimmi. Sì e no, nel senso che è giustissimo, dunque gli input che hai dato, che hai ricordato tu, insomma, sono assolutamente molto molto corretti. Diciamo che io aggiungerei anche il fattore principale, che uno dei più importanti acquirenti mondiali di petrolio, un energivoro per eccellenza, ovvero la Cina. Ah, Cina, sì, certo. Esattamente, la Cina, che in questo momento, insomma, con la politica zero Covid, nel bene o nel male, insomma, sta un po' chiudendo insomma la domanda, insomma sta come si può dire, chiudendo dentro una scatola la domanda, e quindi ecco, l'OPEC ti dice giustamente, anche il presidente Barkindo ha detto più volte chiaramente, attenzione che l'offerta, non è che manchi offerta in questo momento di petrolio. Il ragionamento che hanno portato avanti nel corso dell'ultimo anno e mezzo, degli ultimi due anni, ovvero della riduzione e della ripresa man mano delle forniture, delle estrazioni di petrolio in seno all'OPEC, ha portato i suoi frutti. Infatti vediamo il prezzo
comunque sopra i 100 dollari, al di là dei 110 in questo momento. Però diciamo che sostanzialmente il punto di domanda rimane sempre quello, ovvero è vero che l'offerta, è stato fatto tutto quello che si può, è difficile che adesso ci siano ancora l'utilizzo di capacità inespresse da parte dei principali, Arabia Saudita, Russia. La Russia comunque la teniamo un attimo da parte, Russia, Emirati Arabi, Kuwait, Qatar, eccetera, eccetera, che comunque non fa più parte dell'OPEC. Sì. Questo però ci porta a pensare che questa diciamo fase di lateralità del petrolio, insomma adesso da febbraio che è intorno alla zona diciamo dei 110, 105, 110 dollari, aveva fatto un balzo velocemente a 127 dollari, vabbè, questo è stato per motivazioni geopolitiche, però ecco, credo che domanda e offerta di petrolio ce n'è in qualche modo abbastanza sufficientemente, la domanda è il punto di domanda, scusate il gioco di parole, nel senso che la Cina con i casi zero Covid ha drasticamente diminuito la domanda di petrolio. L'unica cosa che potrebbe insomma in qualche modo sopperire, però in maniera percentualmente inferiore, adesso un po' inizierebbe la driving season, c'è il Memorial Day adesso in questi giorni qui, quindi gli americani tendono a consumare un po' di più, anche noi magari con le belle giornate cominciamo a consumare un po' di più benzina, quindi ecco, potrebbe essere, però naturalmente è una domanda che non va a coprire tutta la mancanza di domanda che proviene dalla Cina. Quindi ecco, tutti i punti che hai toccato tu assolutamente sono giusti, aggiungiamo la Cina. Sì, sì, certo. E quindi ecco, questo è l'altro sassolino da mettere nel piatto della bilancia. Ok, e allora immancabile la domanda di un amico sull'oro, te l'avrei fatta anch'io ovviamente, e possiamo mettere un po' nel pacchetto dell'analisi di altre materie prime che in questo momento vale la pena considerare. Partiamo proprio dall'oro e poi lascio a te insomma invece indicarci, Carlo, altre commodities interessanti o meno interessanti, perché no? Sì, diciamo partiamo dall'oro, naturalmente l'oro è il nostro benchmark principale, non riesce a trovare una giusta strada. Già da un po' però, no? Ha smarrito la strada l'oro. Ha smarrito la strada, ha smarrito un po' la strada effettivamente. Perché adesso io non ricordo quando, tu sicuramente sì, però ricordalo anche a me perché questo è importante invece, da quando l'oro ha cominciato, come dire, a vacillare, cioè da quando abbiamo cominciato a mettere in dubbio il suo potere di bene rifugio? Ma diciamo che tutto è iniziato dall'agosto del 2020, insomma, okay. Quindi circa quasi diciamo un anno e mezzo fa. Dopo l'oro è sempre rimasto intorno alla zona dei 1800 dollari e questo comunque, ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il fatto che rimanga a 1800 dollari comunque non è che non svolga la sua funzione di bene rifugio. Certamente i mercati che sono stati i mercati azionari, l'azionariato che è sempre stato abituato insomma ad avere il denaro facile da parte della Fed, ha tralasciato insomma, ha investito i denari ottenuti dal quantitative easing tutto nel mercato azionario, gran parte del mercato azionario. L'oro però è rimasto sempre lì, guarda, non mi faccio vedere, però ci sono, quindi 1800 dollari è sempre quello il livello in cui è stato sempre comprato, 1780, ha fatto un picco 1670, però grosso modo la zona dei 1800-1750 è stata una zona sempre di buoni acquisti. È partito al rialzo nel momento in cui c'è stato il clou dell'invasione della Russia verso l'Ucraina, però dopo è ritornato nella zona dei 1800-1850 dollari. Adesso siamo sopra la media mobile a 200 periodi, l'oro rimane lì fermo, diciamo che in qualche modo. Io credo che ci sia stato un grandissimo cambiamento nei mercati, o comunque sia in atto un grandissimo cambiamento nei mercati finanziari
in questo momento. L'oro è il nostro benchmark bene rifugio. Dall'altra parte, le criptovalute, nel bene o nel male, hanno cominciato a essere sotto i riflettori. Sono dei beni rifugio, sono dei beni speculativi, sono dei beni decorrelati, e quindi ecco molto. Eppure abbiamo visto anche col Bitcoin, no? Un calo pesante ultimamente, insomma, sta cercando di mantenere a fatica questi 30.000, i 30.000 dollari, il livello dei 30.000 dollari. Esattamente, quindi ecco, diciamo che c'è stata un po' una amara lezione, nel senso che non si può, ecco, per chi tempo fa aveva detto le cripto sono dei beni rifugio, le cripto non sono dei beni rifugio, sono dei beni speculativi, sono dei beni di investimento, sono tutto quello che volete, però ecco la grandissima volatilità, meno 70% dai massimi, insomma adesso aveva raggiunto i 68.000, mi pare, adesso vado un po' a memoria. Quindi siamo meno della metà del prezzo, quindi attenzione, ecco, paragonarlo a bene rifugio no, l'oro rimane sempre lì, quindi ecco c'è stato un grandissimo cambiamento nel settore nell'andamento finanziario, perché gli investitori, diciamo, che hanno cominciato anche a guardarsi in giro, a vedere il mondo delle cripto, e a mio avviso molta della liquidità è andata proprio nelle cripto a sfavore dell'oro. Ecco perché l'oro non riesce a partire. Dall'altra parte, proprio in quest'ultimo mese, insomma, la liquidità nei mercati in generale è comunque diminuita, perché non si sa bene che cosa ci aspetta il futuro in tutti i sensi. Ora, entrando proprio nello specifico dell'oro, naturalmente l'oro è strettamente collegato anche ai tassi di interesse, quindi una stretta dei tassi di interesse. Finché gli investitori, le grandi banche d'affari e i fondi di investimento, insomma, non capiranno la direzione che vorrà prendere la Federal Reserve in tema di rialzo dei tassi, del rialzo del costo del denaro, ecco che l'oro rimane naturalmente sottoquotato, sottotono. È una cosa abbastanza che nel corso del tempo c'è sempre stata, quindi ecco, correliamo in maniera piuttosto diretta l'oro con il rialzo dei tassi di interesse nel breve periodo. Nel più lungo periodo, anche se il costo del denaro si rialza, l'oro però ha sempre dato delle performance superiori. Concludo dicendo che in questo momento c'è una visione distorta un po' dei mercati per tante motivazioni. L'oro, attenzione, perché non può, e lo dico con l'imperativo, non può avere queste quotazioni con un'inflazione così elevata. Quindi è molto 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 sottovalutato, tanto quanto lo è l'argento. Ecco, allora guarda, in modo diverso, ma è come se tu mi avessi letto nel pensiero, perché ti voglio fare questa domanda prima di salutarti. Noi, bene o male, l'anno scorso, ma anche forse quello precedente, avevamo cercato di indovinare, intuire, prevedere quale potesse essere tu, non io in realtà, la materia prima appunto dell'anno, no? E appunto tu hai citato il silver, l'argento, che era stata un po' la protagonista dello scorso anno, ma per quest'anno ce n'è una di materia prima, o sono tutte nel bene o nel male le protagoniste di questo, almeno nella prima parte del 2022, poi si vedrà strada facendo, insomma. Posso chiedere un aiutino da casa? Assolutamente sì. Vai, apriamo le telefonate, regina, sapere. No, lo so, è una domanda anche un po', ma mi è venuta in mente mentre ragionavi, insomma, su tutto il resto, no? Perché, assolutamente, non ci mancherebbe, ripeto, mi piace anche un attimo sdrammatizzare questo in questo contesto, queste analisi, ecco, insomma, sicuramente diciamo che il settore delle materie prime in questo momento è estremamente sotto pressione. Abbiamo i metalli preziosi, come abbiamo visto da una parte, quindi oro e argento l'abbiamo visto, il platino e palladio soffrono molto dalla diminuzione delle vendite delle auto, dalla crisi dei chip. Dall'altra parte le materie agricole. Le materie agricole, il grano, la soia, il mais, ne abbiamo parlato prima, insomma, grandi difficoltà e problematiche che purtroppo potrebbero ampliarsi. Altre materie prime, insomma, ci guardiamo il nostro, ci soffermiamo sul caffè, sul cacao e anche sul cotone, perché il cotone sta correndo molto, sta inanellando. Adesso prendiamo anche il grafico
più precisamente, in modo da essere ancora precisa, 30 secondi, eccolo qui, e il cotone sta correndo tantissimo e quindi diciamo che nell'ultimo, dal 2020, insomma, continua nella sua fase è un po'... Ma vediamo se trovo anch'io, mi dici il ticker del cotone? Vediamo se riusciamo a far tutto al volo. Come sì, 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 vabbè, ci proviamo, non c'è problema, Carlo, figurati. Allora, ticker del cotone, te lo dico tra un secondo, vediamo un poco qui. Sì. Allora, scusate un attimo che ce l'ho da questa parte. Okay, cotone, okay. Eccolo qui, CTN, Cremona, Torino, Napoli. Allora, CTN, però poi io devo... Però devi cercare sui futures. Eccolo qua, sì, sì, eccolo qua, l'ho trovato, perfetto, così lo vediamo mentre tu ce ne parli, vai. Ecco, esattamente, oh, bellissimo, benissimo, oh, bene, bene, bene. E il nostro contratto sul cotone naturalmente è accorso tantissimo, vedete come da molti mesi sta correndo, insomma, già dall'inizio dell'aprile del 2020 ha inanellato un bel rialzo oltre, insomma, oggi mi fa un po' le bizze il computer, eccolo qui, oltre quasi il 180% di rialzo, quindi è partito da una zona sotto i 50 dollari ed è andato, insomma, per Libra, ed è andato a toccare i 149 dollari. Un po' la carenza di manodopera, un po' l'utilizzo veramente del cotone un po' in tutti i settori, non ultimo il settore delle banconote, perché il cotone viene utilizzato per fare banconote. Quindi, pensa, insomma, un po'. Pensa un po'. Forse me l'avevi già detto, non ricordavo, o comunque in questo momento sono rimasta altrettanto stupita, non ricordavo questo particolare. Ecco, dalla nostra maglietta possiamo costruirci le banconote, insomma, quindi ecco. Guarda che hai dato un'idea non indifferente, visto che questo... Cioè, potrebbe crearsi un business anche qui. Potrebbe crearsi un business, veramente. Vabbè. No, vabbè, però dai, carina questa cosa. No, vabbè, sono cose che è bene sapere, non è che... Il nostro secondo lavoro, Manu, dai. Esatto, pensiamoci. Va bene, quindi dicevi, quindi dal cotone, esatto. Quindi con il cotone si creano anche le banconote, va bene. Sì, scusa, ti faccio terminare, poi ti saluto, Carlo. Sì, assolutamente sì, ecco, questo il cotone appunto è estremamente utilizzato in tutto l'abbigliamento e quindi ecco, diciamo che rientriamo ancora una volta torniamo ancora una volta in India, l'India che è uno tra i principali produttori di cotone mondiale insieme alla Cina, però ecco, ci sono state delle difficoltà e quindi una carenza, però la domanda è stata sempre molto forte, quindi ecco, tra le performance migliori delle commodity troviamo assolutamente il cotone, perché quello che tra tutte le commodity, passando da, appunto, dal caffè, dal cacao, allo zucchero, e agli altri, al rame anche stesso, che è rimasto abbastanza fermo, il cotone è quello che invece ha corso più di tutti ed è quello che si merita, a mio avviso, la maglia, no? Come si chiama? La maglia rosa, mi pare. Maglia rosa, esattamente. Maglia rosa, assolutamente sì. Grazie Carlo Vallotto per tutti questi spunti e queste riflessioni e spiegazioni soprattutto. A presto sulle fonti TV, ci seguiamo su Metalli Preziosi come sempre e buona giornata. Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti quanti. Grazie Carlo Vallotto.